Io sono Giorgia e sono un'allenatrice della Pullstars. Oggi, in collaborazione con la palestra Push Up, andremo a fare un lavoro per il rinforzo dell'addome. E per questo allenamento, se li avete a casa, ci saranno utili una palla e un tappetino. Buon allenamento! Prima di iniziare l'allenamento, facciamo qualche esercizio di mobilità. Quindi, partiamo con la mobilità delle spalle, con qualche circonduzione verso avanti. 3, 4, 5, verso dietro, 1, 2, 3, 4, 5, cambio braccio, le braccia mi raccomando sempre tese, passiamo una delle torsioni del busto, ne facciamo 10, 9 e 10. Passiamo ora al bacino. Portiamo il bacino verso avanti e verso dietro. In questo modo. Cerchiamo di muovere solamente il bacino. Bacino. In. Passiamo ora alla mobilità delle ginocchia, facendo un lavoro verso avanti e verso dietro e con circonduzioni verso l'esterno e verso l'interno. Molto bene. Andiamo ora ad eseguire degli squat. Avremo i piedi dunque all'altezza delle spalle, ben poggiati a terra, punte leggermente verso fuori e li facciamo per circa 30 secondi. Quindi braccia al petto o avanti se preferite e andiamo giù e risaliamo. Le ginocchia non vanno mai oltre la punta del piede, faccio vedere. Ok, andiamo invece ora ad eseguire degli affondi. Per fare gli affondi ci sarà utile il tappetino posizionato avanti. Andremo da qui ad eseguire 10 affondi con la gamba destra e 10 affondi con la gamba sinistra. E dovremo superare il tappetino come imitando il gesto che facciamo quando andiamo a fare un bagger d'appoggio. Possiamo aiutarci quindi con la palla. Palla sempre in mezzo alle gambe, braccia tese avanti e ci spostiamo avanti. Uno, alterniamo. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. 10, sono 11, sono 20 totali. Ok. Ci riposiamo un attimo. Ok, andiamo ora ad eseguire sempre 10 da una parte e 10 dall'altra, affondi laterali. E braccia sono sempre tese e ruotiamo la spalla come a imitare il gesto del bagger laterale. Questa volta non alterneremo. Quindi, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ora 10 dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfetto. Andremo adesso ad eseguire i nostri esercizi sull'addome e iniziamo con tre esercizi che faremo uno di seguito all'altro per 30 secondi ciascuno, ovvero 30 secondi di cancio, 30 secondi leg raises, ovvero addominali bassi. E poi andremo a fare 30 secondi di addominali laterali usando la palla. Iniziamo quindi con i crunch. Mi raccomando, non andiamo mai in apnea, respiriamo sempre, inspiriamo scendendo, espiriamo quando saliamo. La schiena è sempre poggiata a terra. Cinque, quattro, tre, due, uno, leg raises, schiena sempre a terra. Ok, stop, subito addominali laterali. Mi raccomando, spostatevi bene, cerchiamo di mantenere l'equilibrio. E respiriamo. Ok, stop. Benissimo, recuperiamo tra una serie e l'altra e ora ricominciamo. Quindi di nuovo cancio. Ricominciamo le 30 secondi. Vai. Siamo a 15 secondi. Dieci secondi. Stop laterali. Vai, 10 secondi. Degli esercizi di plank, ne eseguiremo diverse varianti sia frontali che laterali. Dunque, partiamo con il classico, gomiti a 90 gradi, altezza delle spalle e stendiamo le gambe. Manteniamo per 30 secondi. Mi raccomando, i gomiti spingono verso il basso e le spalle si allontanano da terra. Facciamo una leggera gobba
e teniamo i glutei stretti. Perfetto, i prossimi 30 secondi li facciamo aprendo e chiudendo le gambe. Ok, stop. Benissimo, passiamo adesso al plank laterale. Sono sempre 30 secondi. Ci alziamo, braccio su, spingiamo con il fianco lontano da terra. Chi riesce può anche addurre questa gamba qui. Se non riuscite, potete tenere la gamba chiusa o addirittura stare sulle ginocchia. Cambiamo lato e riprendiamo. Stop. Benissimo, passiamo adesso di nuovo al plank frontale e ne eseguiremo due varianti, 30 secondi ciascuna. Partiamo dunque dalla posizione plank e plank twist. E ora dinamico, andiamo avanti finché possiamo e torniamo indietro. L'allenamento di oggi è terminato, mi raccomando fate stretching alla fine di ogni sessione e ci vediamo al prossimo allenamento. Ciao a tutti!